Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Finalmente sono riuscito ad arrivare alla fine del dungeon. A dire il vero, ho fatto la strada molto a caso, senza perdermi troppo in chiacchiere, perché non sapevo effettivamente dove guardare, dove controllare, non sapevo assolutamente nulla. Quindi alla fine ce l'ho fatta e va bene così. Allora, devo modificare un attimo la spada perché avevo incastonato praticamente la gemma dell'acqua, visto che avevo trovato un altro stregone di fuoco. Per cui mettiamo nuovamente il Braveheart, così siamo perfetti. Bene, qui se n'è andato da solo, va bene. Come vuoi. Bene, con la spada mi trovo veramente a mio agio. Allora, Nuncle Guard, scudo tondo di Hagane, cotto a maglia di ferro, Night Killer, cresce la possibilità di vedere attacchi non magici del 20%, piazzare su uno scudo, recupera 100 HP MP, figo, Grimorio Agilità, accresce temporaneamente l'agilità, ok, Anello Silfide, Anello inteso del potere, lo spirito dell'aria. Allora, organizza strumenti, perché qua adesso cominciamo ad essere un po' particolari. Allora, bronzo Knuckles, getta. Bronzo manica d'anelli, getta. Bronzo gambaglia d'anelli, getta. Bronzo maglia d'anelli, getta. Ok, questi qua li possiamo togliere. Organizza manici, sì. Un'elsa corta la possiamo gettare e prendiamo la Nuncle Guard, che è un'ottima elsa. Lì c'è un soldato che vabbè se n'è andato ormai per i fatti suoi. Oddio, ma qua non è cambiato nulla. O forse sì. Ok, va bene, dai, qui alla fine li riusciamo a shottare quasi subito. Ero convinto di essere uscito dal dungeon, invece mi ritrovo praticamente nella stessa posizione di prima. Quindi proviamo ad andare di qua. Perché la situazione è veramente non. Cioè, dove dovrei andare, ragazzi? Ah. Non vedo il movimento. Bene. Oh no, mi sa che qua veramente dovrò fare un altro taglio perché. Qua veramente mi sa che dovrò fare un altro taglio perché non ci si capisce più niente.
È diventato un casino. Ecco, qua c'è di nuovo lo stregone di fuoco che ho sconfitto prima. Fireball. Ma io ero scappato. Cioè, stavo andando via. E quindi qua dovrei rispuntare. Esatto, rispunto dove ero prima. Oh, santi numi. Niente, ragazzi, faccio un taglio e ci vediamo dopo. Ok. Finalmente sono riuscito ad uscire da quel maledettissimo labirinto. Vediamo che cosa succede. E combattiamo con Sydney addirittura. E posso anche ferirlo. È che io, se adesso faccio equipaggio e mi metto la magnolia Frau, perdo l'equip più. Thunderburst livello 2, ma che... Sì, allora, lascio perdere la magnolia Frau che non serve a niente, prendo la lancia che è decisamente meglio. Perdo nuovamente l'equipaggiamento su, perché sono un pollo. Però devo curarmi, quindi... ma cioè, ma allora, se mi dai il 65%, me lo sta facendo a me? Eh? Oddio. Sydney che mi aiuta. Wow. Cioè, you
Io eliminerei comunque il questo specie di ha colpito anche lui però. Ma quanto m'ha tolto? Ma che... Ho il rischio troppo alto. Ok. No, non vado a forzare. Reinhardt. No, non mi può lanciare Thunderbust. Drain Mind. Sì, 29 HMP mi ha tolto. Non forzo, non forzo. Vado così, mi va bene. Crollato, perfetto. Allora, scusatemi, ho dovuto fare un attimo un'interruzione. Allora, ci siamo. Il primo l'abbiamo buttato giù. Così finalmente non abbiamo il problema del suo Thunder Strike, Thunder Burst, che è una rottura. Alla moglie donare il postumo delle sue qualità. Sono pieno di else corte, le posso tranquillamente buttare. E anche in ankles di bronzo possiamo tranquillamente buttarli via. Ecco, adesso bisogna... Adesso bisogna buttare giù l'armatura, che alla fine, facendomi solo l'attacco, quello Drain Heart, non è niente di che. Bene. Continuo a mirare il petto, che faccio dei buoni danni. Ottimo. Dovrei rifare forza down. Credo di non avere più però. Ripristina 100 MP, no. Non ha senso.
Tanto mi curo. Se solo non mi avesse fatto... Allora, 51%. Ecco, buono. No! Ah, ok, ho colpito lui. Purtroppo devo tentare. È la parte dove tolgo di più. E vai! Ce l'abbiamo fatta. HP più 4, va bene. Va bene, vediamo cosa ci dice. Ala d'angelo. Questa è una bella... No, un attimo. Organizza oggetti, aspetta. È perché infatti ho i manici dove sono pieni. Allora, gettiamo l'elsa corta. Poi, ecco, queste qua. Sand face sono pieno. Ok, possiamo prenderla. Grimorio. Indebolisce temporaneamente l'equipaggiamento. Ottimo. E accresce gli HP. Perfetto. Altri frammenti del passato. Almeno esatto.
Quindi potrebbe essere tutta una farsa la sua vita. Chi è in realtà questo Risk Breaker? Ah, avevo abbassato il volume. Ecco perché. Scusate, ragazzi. Infatti mi sembrava strano. Ho detto, ma. Addirittura Sydney ci offre di scoprire insieme la verità. Allora, innanzitutto vediamo la nuova spada che abbiamo ottenuto, ovvero ala d'angelo. Tra l'altro in Malvagi 20. Addirittura due mani questa, tipo una katana. Buono, quindi Sephiroth nell'aria. Risuscita morti. Di ferro. Scudo tondo, demonia. Opale contenente il sangue accresce la resistenza ai malvagi. Tonico del vero e bulbo curativo. Allora, utilizziamo un attimo l'ala d'angelo. Si può modificare, vediamo se possiamo incastonare la gemma. Possiamo incastonarla. Ah, già possiede demonia. Opale conteniente il sangue dei diavoli. Ok, accresce la resistenza ai malvagi. Perfetto. Andiamo avanti. Qui possiamo salvare. Quindi. Oddio. Perché non mi fa salvare? Ah, perché sono andato fuori. Allora, io direi che comunque per questa puntata possa essere tutto, dato che abbiamo fatto parecchie cose, quindi direi che per il momento effettivamente possa veramente essere tutto. Io al solito vi ringrazio per essere stati con me. Vi saluto e ovviamente vi invito a vedere la prossima puntata. Quindi salviamo. Bene. E per il momento è tutto e ci vediamo alla prossima.